Allora, vi leggiamo proprio due righe. Ah, ma la prima sono io. Dunque, allora io vi leggo una parte del libro, un episodio che si intitola Il Severo Carletto Ranza. Prima di raccontarvelo con le parole di Luisa, vi dico più o meno com'è il racconto. Allora, Carletto Ranza era in fabbrica colui che faceva lavorare le donne. Era la domenica della fiera e le donne, le ragazze soprattutto, aspettavano che venisse la sera perché suonava l'orchestra, si ballava e magari c'era proprio l'occasione per conoscere qualche ragazzo nuovo per poi andare a cantare la canzone del sole sotto il ciliegio. E quindi hanno lavorato tutto il giorno di corsa per poi vestirsi e andare a ballare. Questo qua, che non deve essere stato proprio simpatico molto, adesso io non lo so. Quando è ora di uscire, tutte pronte, questo qua gli dice: no, io sto qua, io lavoro, e quindi, anche se è domenica, voi state qua a lavorare con me. E queste qua, come dice Luisa, ma poi lei lo dice molto bene, un tempo non si ribatteva come magari si farebbe oggi. Queste qua, buone, si sono risedute aspettando ordini da Carletto Ranza per fare il lavoro che lui voleva che loro facessero. Fino che poi non arriva. Come? Dimmi. Non sempre, eh? No, perché io ci ho lavorato sotto a questo direttore e purtroppo ci ho risposto, ero una ragazzina di 13 anni. Ma allora sei fantastica, vieni qua, come ti chiami? Eurosia. Eurosia, ma è quella Eurosia famosa? Ascolta, ti posso dire una roba in un orecchio? Sì. 78, ecco. Allora, no, io prima gliel'ho chiesto. Alzati in piedi. Ecco, alzati Eurosia. Perché quando mi hanno detto c'è questa signora che ha lavorato 40 anni in fabbrica, io le ho chiesto nell'orecchio che non si fa il permesso di poter dire la sua età. C'ha quasi 80 anni l'Eurosia, a parte che... Non ancora, 7-8, 78 anni. Appena compiuti. Eurosia, dimmi che tu gli hai risposto questo. Sì. No, oltre a risponderci, stavo pitturando delle casse io, no? Perché una volta c'erano le casse di legno quando si lavorava da allora, non c'erano i cartoni. E stavo pitturando le casse. È venuto, mi ha rimproverato una volta e due, siccome avevo un brutto vizio. Noi ragazzine che non avevamo ancora una certa età, ci dava anche degli scappellotti. Opla. E io ci ho detto: non si avvicini a me, perché io le tiro in viso questo scatolone di colore. E quanti anni avevi? 13 anni. Fantastica. Ti sei sposata poi? No. Bravissima. Quindi tu eri una di quelle ragazze che doveva andare a ballare che lui non voleva lasciare andare? No, non credo, perché a me di ordini non me ne dava questo signore. Allora vi leggo con le parole di Luisa Il Severo Carletto Ranza. Ecco, ascolta Eurosia cosa ha fatto questo qua invece. Nell'epoca dei Biella c'era un direttore di fabbrica, Carletto Ranza, molto molto severo, che educava a una dedizione totale al lavoro. Vi fu un episodio che le ragazze di allora ricordarono a lungo. Un'ultima domenica di settembre, quindi come domani di fatto, la domenica della fiera, il giorno della fiera di Valconasso, in fabbrica si lavorava regolarmente e anche le ragazze rimasero tutto il giorno sul posto di lavoro. Alle 8 di sera pensavano di finire, di uscire, come era loro solito, ma non si sa perché il signor Ranza le chiamò, perdonate il mio dialetto, indussiva drendè ragazzo, ragazzi, niché e si divzù.
L'educazione del tempo imponeva che non si chiedesse alcuna spiegazione, si obbediva e basta. Ma la rabbia era tanta. Quella sera c'era la balera, si ballava, era la fiera di Valconasso. Avevano tutte il vestitino nuovo che si erano comprate coi loro soldi sudati, lo avevano cucito in casa la mamma e inoltre il cuore batteva nel petto. Avevano adocchiato qualche bravo e bel ragazzo. Speravano in un corteggiamento. Gli uomini allora erano ancora cacciatori e le fanciulle si facevano cacciare con quelle sottili armi femminili di cui ogni ragazza è naturalmente dotata. Tutta l'estate avevano investito su quella serata e il signor Ranza le tratteneva lì, sedute, senza alcun motivo. Ad un certo punto arrivarono le prime note delle musiche della balera. Qualcuna scoppiò anche a piangere, finché fortunatamente passò di lì il padrone della fabbrica, Pippo Biella, fra l'altro era anche cugino di questo Ranza, che rivolgendosi alle ragazze disse: «Ma andate a ballare ragazze, ma che cosa fate qui? Non sentite che la musica ha già cominciato?» Le ragazze guardarono Ranza, che non poté contraddire il padrone, ma disse: «Andè pur questa sera, ma mattina a Sesù a Ghida Eschimò, perché saxum me a Ghida Vessa Gancavieta». Brava! Pensa che chiedeva loro addirittura di anticipare di 2 ore l'orario solito del mattino, le 6 anziché le 8. In quel momento però non c'era tempo per le contestazioni e poi a quell'epoca non si usavano. Le ragazze schizzarono fuori come frecce a godersi quell'unica serata di divertimento su cui avevano investito per un anno intero. Perdersi quella serata, infatti, significava fare passare un altro intero anno in attesa. Carlo, sì, tocca a voi. Se va, eh? Se parli così. Ascolta, Carlo. Io sono il marito, se chi non l'avesse capito. Ugo e Benaglia. L'allegria Ugo e Benaglia, Ugo Benaglia l'avete visto, Ugo poverino, parliamo di Ugo Molinari. Faccio una premessa, il baracchino è lì fuori, è lì sulla strada, il ciliegio è lì vicino, quindi il botteghino, baracchino, eccetera, è quell'affarino che è lì, che era la bottega di Benaglia. L'allegria che vialeggiava conteggiava tutti, diciamo che gli uomini andavano lì per ridere. Le donne invece, per il loro naturale pudore, vi passavano in largo per non arrossire degli apprezzamenti per nulla velati. Le idee non mancavano a nessuno su che cosa fare per divertirsi, ma c'era qualcuno che si distingueva per la sua arguzia nella comicità, Ugo Molinari. Era nei primi tempi uno studente che abitava proprio di fronte al botteghino. Veloce nello studio e nell'apprendere, sempre pronto a fare compagnia a chi era di turno nella sosta. Poi diplomatosi, aveva poco lavoro. A cavallo degli anni 50 la ripresa economica si sentiva, ma lasciava ancora del tempo libero al giovane geometra. Tanto era esperto nel progettare le case, tanto lo era nel progettare gli scherzi. Di ogni tipo. La sua intesa con Benaglia era unica. Bastava uno sguardo e l'accordo era approvato e condiviso. Uno dei più famosi era quello del peso. Il peso. Ugo dava il là. Qui ci vuole il peso. Sapete che Benaglia fa il meccanico delle biciclette. Quindi andava lì a provare le biciclette e Ugo diceva: qui ci vuole il peso. Come fai a mettere a posto la bicicletta se non sappiamo che peso è, chi ci va su? Va così anche adesso, eh? Cioè. Ugo, allora, le vittime erano sempre persone ignare, che naturalmente non conoscevano la cosa. Persone che in qualche modo si distinguevano, perché qui ne erano da tutti coloro.
Allora avevamo i bulli, allora con questo termine si intendevano gli altezzosi, quelli che volevano saperla più lunga degli altri, i gagà, cioè i vestiti elegantemente, i saputelli, poi i tontoloni. Il gioco consisteva nel pesarli letteralmente, ma non con una comune bilancia, anzi sì, con una bilancia per vitelli. Che consisteva in quattro catene ben spesse che penzolavano dalla stadera e andavano ad agganciarsi con un grosso uncino o sotto la pancia del vitello, se si pesava il vitello, o fra le gambe del designato di turno. In base al peso, Benaglia riparava poi la bicicletta ed assestava meglio le ruote. L'operazione di peso era soggettiva, ognuna risultava diversa dalle altre. C'era chi sul più bello crollava dalle catene e chi si prendeva in testa il battacchio della stadera, chi si spelava linguine. Naturalmente i meglio vestiti si sporcavano e si strappavano. Benaglia poi fingeva di assestare le ruote in base al peso e faceva uscire il capolavoro. Gli operatori si trattenevano al momento, ma poi ridevano a crepapelle e commentavano il peso metaforico della persona, da come aveva reagito, da come c'era cascato. L'intelligenza e la ricchezza del commentare non mancavano.